rispose: scusate, cosa? Che ti ho dato, che le ho dato per tu. Ma va così con la gente famosa, no? La gente importante, no? A noi normali sembra di conoscerti da una vita, solo perché ti abbiamo visto e sentito tante volte, ti abbiamo sognato magari, nel senso che sogniamo di essere come voi. E la volta che capita di incontrarvi, ci prendiamo delle confidenze assurde, facciamo delle figure. Non è normale. Sì, non le sembra normale. Non sono fatte niente. Giusto. E dopo, anzi, così. Sempre i pregiudizi sulla box come sport solo per maschi o donne maschili, ti stupirai di trovare più tanto, ma proprio tanto, oh, femminile. Continua a girare, non vi preoccupate, tra poco si rialza il fuoco. Era un montante sinistro al plesso solare, cioè qui. Manda KO il maschio baboso senza lasciare traccia o danni fisici permanenti. L'importante è piazzarlo dalla corta distanza, quando per esempio il lumacone abbassa la guardia o si sbilancia o spara a casaccio complimenti idioti. Mi è già successo, vero amiche? Chissà quante volte che uno di questi uomini, per modo di dire, perché di uomini veri non ce ne sono più, e neanche quelli che si fanno le braccia come prosciutti in palestra sono veri, anzi. Insomma, che uno di questi vi rovina la giornata. E magari anche la vita, con i suoi complimenti, le sue parole, insomma con i suoi bla bla bla, che sono sempre falsi, anche quando lui è convinto di essere sincero. Perché anche quando giura di amarmi è sempre comunque concentrato sul suo buco della pancia o del culo. E voi pensate, gli darei un pugno, ma non lo fate, perché è una cosa brutta, cattiva. Ma i cattivi sono loro. Rovinarci la vita con le loro palle, i loro egoismi, cattiveria. Mentre un bel pugno ben piazzato, è giustizia. La temiera è la migliore autodifesa, è l'attacco. Ciao, da giù di la fuga.